che ha colpito di testa sul cross di Perisic, è andato a vuoto, il difensore brasiliano ha colpito Olic di testa, bomber insomma esperto anche lui, il centrocampista centrale Rakitic fa viaggiare sulla sinistra ancora per Olic, pericoloso, poco fa l'azione più pericolosa della Croazia, il raso terra di Olic, autorete, vantaggio della Croazia, autorete di Marcelo, sai che c'è? Minuto Croazia in mi ha chiamata donna di merda. Non esatto, madre di merda. E di che mi stupisco poi? Tanto è sempre stato così tra di noi. La pasta è buona, ma c'è poco sale. È insipida. Anna, ma questo vestito ti sta d'incanto. Ma è troppo sgargiante. È un bene che il bambino mangi, ma la rivista scientifica ha detto che mangiare fa male. Mangiare troppo, quindi è troppo ingrosso. Tesoro, io sono veramente contento che tu sia soddisfatta del tuo lavoro, ma non ci sei mai, mi lasci da solo, ti fai solo i cazzi tuoi, non pensi ai bambini, sei un egoista, non unità, sei troppo esagerata. Io sono esagerata, solo che io adesso sono donna, single, madre di figli di padri diversi, attivista e non do più giustificazioni. Quante frasi mi sono tenuta dentro senza poter dar voce alle mie, almeno fino a quel giorno in cui all'ennesimo ma mi hai rotto il cazzo, mi hai rotto il cazzo, vaffanculo. Era troppo tardi, pallone che ha toccato la base del palo e si è inalato. Una protesta pacifica che è tenuta a Copacabana, in Rio de Janeiro, organizzata dall'ONG Rio de Paz. Miliardi e miliardi di tasse sono stati spesi per questa Coppa del Mondo, in un paese dove i bambini non hanno accesso ad un'istruzione di qualità, dove la gente muore per mancanza di cure negli ospedali pubblici. Il popolo brasiliano è stato colpito nell'anima e questo è il motivo per cui gran parte dei brasiliani non prova entusiasmo per la Coppa del Mondo. I brasiliani si sono sentiti mancare di rispetto. Io sono ciò che sono. Donna, single, madre di figli di padri diversi, attivista, che mangia quando vuole, dorme quando vuole, cucina quando vuole e male se gli gira, appende i panni con una molletta a sfidare il vento e sbaglia. Sbaglia per amore. Forse è questo che dovrei dire a chi mi chiede di parlare di donne, sperando serva. A Manuele è servito, a me, a voi. Gli scontri in Brasile non sono iniziati ieri, da circa un anno che gli animi si stanno surriscaldando, i brasiliani devono far fronte a un aumento costante dei prezzi e l'annuncio del costo dell'organizzazione dei mondiali, pari a 11 miliardi di euro, ha fatto scattare la rivolta. Nel paese il salario medio è di 639 euro, mentre quello minimo è 236. Yeah.
Sono venuti a prenderla. Sembrava dormisse, con quella voglia rossa cresciuta all'improvviso sullo zigomo. Sono andata sulla spiaggia. Volevo dirlo al mare. Volevo piangere, invece ho giurato. Io sono cria da Marè. Non ho scelto di nascere a Marè, però ho deciso di fare tante cose a Marè. Entrare in politica, lottare per le donne nere, e gli uomini, i bambini, la mia gente, tutta la mia gente, tutti i miei, in nome dei miei. Princípios que são, hoje, mais necessários do que nunca. O mundo apresenta marcas de incerteza e de instabilidade. O sistema internacional experimenta um déficit de ordem. A realidade andou mais depressa do que nossa capacidade coletiva de lidar com ela. De conflagrações regionais ao fundamentalismo violento, confrontamos ameaças que, velhas e novas, não conseguimos conter. Frente à tragédia dos refugiados ou ao recrudescimento do terrorismo, não nos deixa de assaltar um sentimento de perplexidade. Os focos de tensão não dão sinais de dissipar-se. Uma quase paralisia política leva a guerras que se prolongam sem solução. Venite in Brasile, venite nella mia bellissima terra, Dio fu generoso con noi, ci ha dato il paradiso, venite, venite nella mia terra, venite a vedere il pan di zucchero in funivia, venite a vedere le bianche spiagge di Trancoso con le sue casette incastonate nella vegetazione, venite, venite in Brasile, venite a vedere le cascate dell'Ignazio. Le cascate dell'Ignazù, nate dall'ira di un dio che si era innamorato di una bellissima fanciulla, Naipu. Ma lei era innamorata di un altro uomo, Caroba. Spaventata dall'amore del dio, decise di fuggire in canoa, ma il dio, venuto a sapere, si infuriò talmente tanto che creò le cascate dell'Ignazù, che travolsero i due amanti uccidendoli. Ma l'amore è più forte dell'odio. E la leggenda racconta che Naipu si trasformò in roccia e Caroba in albero. E da allora, uno di fronte all'altro, continuano ad amarsi. E così, in eterno. Ma venite, venite in Brasile, venite nella mia bellissima terra, venite a ballare la samba durante il nostro coloratissimo carnevale, venite a vedere le nostre bellissime donne e venite a gustare il buon cibo, fiori meravigliosi, venite a vedere il Cristo Redentore. Polizia pacificatora con la scusa di combattere il narcotraffico. Hanno fatto strage di vita nelle favelas. Hanno sterminato la gioventù di Rio. 580 nel 2014, 645 nel 2015, non si contano i morti nel 2016, 577 solo agli inizi del 2017. La mia gente in divisa li ha prelevati per strada, nelle case. Molti non hanno fatto più ritorno, altri hanno dipinto di rosso i muri e le strade di Acario Marè. Murales, creati dai grilletti facili, un'opera d'arte per dire a tutti che siamo meno di niente quando nasciamo nel niente. Basta un solo proiettile e sei soltanto un nome sulla lapide o uno schizzo sull'asfalto. Ma non per